Ciao amici, se volete perdere peso ci sono alcuni cibi particolarmente indicati. Sapete indovinare quali sono? Nessuno, perché dobbiamo stare a dieta. Se mangi troppo poco, il metabolismo rallenta, attenzione. Io sono contraria alle diete perché ti portano inevitabilmente a soffrire e a sgarrare. Lo dico solo da 25 anni e dopo lo sgarro ti deprimi, pensi che non ce la farai mai e torni alle cattive abitudini che ti hanno fatto ingrassare. Invece la verdura e alcuni frutti sono amici della linea e aiutano a raggiungere l'obiettivo dimagrimento. Vediamo allora insieme 16 alimenti da includere ogni giorno per dimagrire. Se vi piace l'idea, mettete mi piace e arrivate fino alla fine, c'è un regalino per voi come sempre. E se volete dimagrire con soluzioni 100% naturali, testate da me e dimostrate dal successo di migliaia di miei clienti, potete seguire il link qui sotto in descrizione e scoprire il mio programma esclusivo di dimagrimento naturale. Alcuni ortaggi, alcuni tipi di frutta aiutano a dimagrire grazie alla loro azione sui grassi e sui liquidi. Avendo molte fibre e acqua, aiutano a drenare e aumentano la sazietà, e altri hanno un segreto brucia grassi. Diccelo dai, spettegoliamo un po'. Il segreto si chiama calorie negative. Alcuni cibi hanno calorie negative. L'organismo impiega più calorie per metabolizzarli rispetto a quelle che ci forniscono i cibi stessi. Vediamo ora gli alimenti più indicati. 1. Lattuga è ricca di magnesio, vitamine e minerali, contiene fibre, betaina e beta carotene, utile per l'abbronzatura. È molto leggera, contiene 17 calorie per 100 grammi. 2. Cipolla aiuta a eliminare liquidi, evita stitichezza e controlla gli zuccheri nel sangue, utile a chi soffre di ritenzione idrica e ha bisogno di purificare i reni. È ricca di vitamine A, C, E e B, potassio, calcio e sodio. Possiede fitoestrogeni e sostanze che favoriscono la diuresi. 3. Cetrioli, poveri di calorie e ad alto contenuto di acqua, sono ricchi di acido tartarico che aiuta a bloccare la trasformazione dei carboidrati in grassi. Le fibre favoriscono il transito intestinale ed eliminano le tossine. Solo 15 calorie ogni 100 grammi. 4. Broccoli, poveri di sodio e ricchi di fibre, contengono 34 calorie per 100 grammi, contrastano la stitichezza cronica e la ritenzione idrica. Sono ricchi di antiossidanti che rafforzano il sistema immunitario. Andrebbero cotti molto poco per mantenere intatte le loro molteplici proprietà nutrizionali. 5. Spinaci hanno pochi carboidrati e sono ricchi di fibre. Contengono vitamine A, C, E, K, B1 e B2, oltre a ferro, magnesio e calcio. Sempre meglio mangiarli crudi o saltati leggermente in padella. 6. Peperoni sono ricchi di vitamine, sali minerali e sono poveri di calorie. Quelli più piccanti aiutano a bruciare le calorie grazie alla capsaicina che induce la termogenesi, cioè stimola il metabolismo a produrre calore. 7. Pomodori depurano l'organismo, sono ricchi di antiossidanti, bioflavonoidi, vitamine A, B, C, B3 e K, minerali come fosforo, calcio, zinco, magnesio, potassio, sodio e manganese. Contengono licopene, un potente antiossidante benefico anche per la salute maschile. Si assorbe meglio dai pomodori cotti. Hanno inoltre pochissime calorie, 20 per 100 grammi. 8. Finocchi hanno 30 calorie per 100 grammi, contengono vitamina C e calcio, aiutano a ridurre l'indice glicemico degli altri alimenti e saziano molto, favoriscono la depurazione e la regolarizzazione dell'intestino. 9. Sedano contiene solo 16 calorie per 100 grammi ed è composto per il 95% di acqua, contiene betaina, una sostanza depurante e antidepressiva, ha un effetto saziante, migliora l'attività renale e il drenaggio dei liquidi. 10. Pompelmo ha basso contenuto calorico, 26 calorie per 100 grammi e favorisce la sazietà. È ricco di fibre, vitamina C e sali minerali come potassio, fosforo, calcio e ferro. Ha proprietà depurative e diuretiche. Il succo bevuto a digiuno aiuta a disintossicare il fegato. 11. Mela ha molte fibre, è povera di sodio, calorie e grassi. È ricca di vitamine, sali minerali, antiossidanti e altri nutrienti essenziali. Aiuta ad attivare il metabolismo favorendo lo smaltimento dei grassi.
Mangiare una mela un'ora o mezz'ora prima di pranzo o cena sazia e riduce la fame durante i pasti. Le mele sono tra i pochi cibi con proprietà chelanti, cioè depurative dai metalli pesanti. 12. Avocado ha un po' più di calorie, 160 per 100 grammi, ma accelera il metabolismo e ottimizza i livelli di glucosio e insulina nel sangue. È ricco di vitamine come la A, il gruppo B, la C, la D, la E, la K, contiene antiossidanti e sali minerali, contiene anche omega 3, è antinfiammatorio e contrasta l'invecchiamento. Le fibre presenti danno un elevato senso di sazietà e la vitamina K aiuta a controllare il metabolismo degli zuccheri. 13. Mirtilli sono altamente antiossidanti grazie a vitamina A, C, E e antocianine. Favoriscono la rimozione delle tossine e migliorano la circolazione sanguigna. Grazie al contenuto di acqua e minerali favoriscono il drenaggio dei liquidi. 14. Arancia e limone. Ipocalorici, questi agrumi hanno azione diuretica e depurativa. Il limone spremuto in acqua tiepida e assunto al mattino a digiuno risveglia il metabolismo. Ho spiegato come farlo e tutti i benefici in questo video. 15. Pesche. Ricche di fibre, antiossidanti e minerali, contengono solo 39 calorie per 100 grammi. Hanno potere drenante, sono ottime contro problemi di microcircolo e cellulite. 16. Melone e anguria. Il melone è ricco di acqua e fibre e aiuta l'organismo a eliminare le tossine. L'anguria contiene solo 30 calorie per 100 grammi, contiene vitamina B6 e magnesio, utile per fornire energia alle cellule. Grazie Simona, ma adesso come li mangio? Faccio una macedonia? Può essere un'idea. Oppure puoi leggere il mio ebook Menù bruciagrassi, dove spiego come usare questi e altri cibi bruciagrassi per creare deliziosi menù amici della linea. Link in descrizione. Bene amici, oggi abbiamo visto 16 esempi di frutta e verdura da poter mangiare per dimagrire. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. In descrizione trovate anche il mio sondaggio sul dimagrimento per aiutarmi a fare contenuti sempre migliori che rispondono alle vostre esigenze. Ed ecco il regalino di oggi, la checklist con i consigli sui migliori cibi dimagranti. Vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali.